Allora, sono 26 gli eventi di avvicinamento al 14° Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si svolgerà ad Abbateggio e Caramanico Terme in provincia di Pescara nel settembre 2022. L'Abruzzo riporta a casa con orgoglio il vessillo del club, la bandiera, per celebrare le tre giornate nazionali, come sottolinea Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia Abruzzo e Molise. Tanto siamo orgogliosi di questo risultato straordinario portato in Abruzzo nel mese di settembre scorso. Esattamente eravamo al Vittoriale degli Italiani quando ci è stato comunicato ufficialmente che l'Abruzzo avrebbe ospitato il Festival Nazionale 2022. Da lì in poi abbiamo ragionato per come immaginare, diciamo, questo evento nazionale e coinvolgere i territori che noi rappresentiamo, i 25 borghi certificati per l'Abruzzo e i 4 per il Molise. Allora abbiamo deciso di programmare, a partire da oggi, proprio la prima tappa qui a Santo Stefano di Sessanio, una serie di tappe di avvicinamento, e ne avremo ancora di fronte 26. E che ci porteranno poi a vivere le tre giornate del Festival Nazionale che si terranno ad Abbateggio, nella provincia di Pescara, e a Caramanico Terme, appunto sempre nella provincia di Pescara, nel Parco Nazionale della Maiella, tra l'altro. Quindi è un'opportunità che vogliamo cogliere come momento di promozione territoriale, turistico, anche dal punto di vista enogastronomico, culturale, artistico, storiografico. Insomma, ci saranno 26 tappe bellissime e che riguarderanno ciascun borgo certificato. Andremo a realizzare circa 3 eventi ogni mese,
da qui fino a settembre. E quello conclusivo, diciamo quasi a consuntivo del festival, lo terremo a Scanno il 10 novembre 2022 per un'iniziativa specifica che terremo a Scanno. La prima diciamo edizione di questo evento di tappe di avvicinamento è un'edizione che viene vissuta con attenzione anche a livello nazionale, perché è un prototipo che abbiamo pensato noi in Abruzzo per questa attività che faremo del festival, e ci sta dando già grandi soddisfazioni, perché ci ha fatto comprendere quanto sia importante il lavoro concertato, il lavoro di sistema, di rete che abbiamo messo in piedi da 2 anni a questa parte, quando è nata l'associazione Abruzzo e Molise dei borghi più belli d'Italia, che io ho l'onore di presiedere. È un'attività delicata, importante, di accompagnamento anche alle istituzioni locali, e che Regione Abruzzo, col Presidente Marsiglio e l'Assessore Liris, hanno colto pienamente nella nostra idea di proposta fatta a livello ufficiale in regione qualche settimana fa, e che adesso troverà anche il supporto non solo dal punto di vista finanziario, ma lo avrà anche dal punto di vista istituzionale. A me fa piacere che oggi abbiano partecipato i sindaci di tutti i borghi che noi rappresentiamo, l'onorevole Corneli, che è qui con noi, l'assessore Liris a nome appunto del presidente Marsiglio, ma soprattutto c'è una comunità che guarda con interesse, con attenzione, e segue con scrupolosa e attenta valutazione i progetti che noi abbiamo idealmente pensato tra ieri e oggi nel municipio di Santo Stefano di Sessano. L'abbiamo chiamato un conclave, come se si fossero riuniti, diciamo, i vertici più importanti dei borghi più belli d'Italia per decidere appunto quali progetti promuovere. Sono tutti specifici, diversi tra loro, che coinvolgeranno i vari livelli nazionali di varie, diciamo, tematiche che andremo ad affrontare. E oggi la presenza di Benedetta Rinaldi, che è stata con noi idealmente la persona alla quale abbiamo affidato il lancio ufficiale del Festival Nazionale in Abruzzo e Molise, ha significato anche poterle dire, chiedere e ottenere il ruolo di madrina del Festival Nazionale. Lei ha ben accettato di buon grado, questo fa bene all'Abruzzo, fa bene al territorio che noi vogliamo in qualche modo meglio veicolare ovunque in Italia e all'estero, ma fa bene anche a noi comprendere quanto sia strategico intercettare anche le nuove relazioni estere, le comunità estere, per esempio dei nostri concittadini che vivono in ogni realtà del mondo e che grazie a questa opportunità di conoscenza aggiornata dei borghi potranno decidere di venire a fare le loro esperienze delle vacanze proprie, proprio nei borghi più belli, proprio perché c'è un evento che li possa in qualche modo incuriosire e affascinare. Ecco, noi ci crediamo molto a tutto questo. Quando si parla di borghi più belli non si parla solo di bellezze culturali, architettoniche e paesaggistiche, ma anche di vivibilità dei borghi. A questo proposito, l'evento di apertura propone una riflessione sui temi dell'accessibilità e delle nuove risorse energetiche, e quindi ospita importanti comuni che si sono distinti in queste materie. Sono i 2 pilastri fondanti per i quali il Club Nazionale, il Presidente Primi, ha voluto che noi calassimo esattamente questi 2 argomenti nelle nostre attività delle tappe di avvicinamento fino ad arrivare al Festival di settembre. Abbiamo questi 2 esperti che ci stanno appunto aiutando a capire meglio come entrare a far parte di questi nuovi circuiti, di queste nuove opportunità che la stessa formulazione legislativa nazionale consente non solo agli enti pubblici ma anche ai privati di ottenere, non solo con le risorse finanziarie ma soprattutto con le idee, con i progetti che guardano al futuro e alla difesa dell'ambiente, appunto con la sostenibilità dell'ambiente. Teniamo conto che noi l'anno prossimo vivremo anche la grande circostanza che ci farà bene a tutti come comunità non solo regionale ma nazionale, che è quella di Opi, dove il parco d'Abruzzo è nato 100 anni fa, quindi saremo anche lì a parlare di tematiche ambientali di rilievo internazionale. Insomma, i borghi, i sindaci, i nostri cittadini che hanno scelto di difendere i borghi, di vivere nei borghi e soprattutto di far conoscere i borghi, hanno tutti gli elementi in questa sfida per essere protagonisti e vincere, diciamo, la sfida dell'oblio del passato. Ecco, noi vogliamo fare sì che questi territori siano conosciuti ovunque e fare in modo che da ovunque arrivino persone ad apprezzare i nostri territori.
La bandiera di Borghi è tornata a sventolare sulla Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell'Aquila, luogo dove si è tenuta una 2 giorni programmatica a cui hanno preso parte tutti i sindaci dei borghi più belli d'Italia, 25 abruzzesi e 4 molisani, per avviare il calendario eventi che culminerà da Bateggio e Caramanico Terme. Siamo sicuramente molto felici di concludere il prossimo anno con questo importantissimo evento che è il coronamento e il riconoscimento del ruolo, anche direi io, particolare che il nostro paese svolge anche nel panorama abruzzese insieme con tutti gli altri paesi. Caramanico Terme, con le difficoltà legate al Covid, anche alla crisi del settore termale, presenta un'offerta, se possiamo chiamarla così, spettacolare sia dal punto di vista naturalistico, ambientale, che storico, artistico e culturale. Quindi è il perfetto connubio di quello che tutti i borghi dovrebbero avere, quindi valorizzare nel proprio territorio tutti gli aspetti storici, artistici, culturali, di offerta anche turistica per le famiglie, per i giovani, e quindi fare da vetrina anche per tutti gli altri borghi d'Italia che ognuno con la propria specificità, la propria individualità, hanno le stesse caratteristiche ma con modalità diverse di offerta. Com'è l'aria in paese? Già è stata diffusa la notizia? Che aria si respira anche tra gli esercenti, i commercianti, i cittadini? Allora, nel paese attualmente è concentrato in un importantissimo evento che avviene tutti i weekend con il villaggio di Natale, che è frequentatissimo, migliaia di persone stanno venendo il sabato e la domenica, per cui adesso si è concentrati su questo aspetto più prettamente natalizio, che chiaramente l'aria di festa che già si respira, nonostante le ombre del Covid che ancora aleggiano, chiaramente ci proiettano nell'idea di poter dare una continuità temporale con questa area di festa, di accoglienza turistica che si concluderà il prossimo anno con questo Festival Nazionale dei Borghi, che poi chiaramente continuerà con le altre offerte del paese. Lo spirito è sicuramente quello di ospitare un grandissimo evento a livello nazionale che darà lustro all'Abruzzo, oltre che al comune ospitante, che in questo caso è Bateggio e Caramanico, 2 comuni scelti dal nazionale dei borghi più belli d'Italia, e noi siamo molto lieti di ospitare questa manifestazione perché appunto è un'occasione per far conoscere sia i nostri borghi in tutta l'Italia che per l'Abruzzo. Quale sarà il punto di forza su cui Bateggio farà leva per proiettarsi in tutta Italia? Bateggio farà leva soprattutto sulle bellezze naturalistiche che sono caratteristiche dei nostri centri e del nostro borgo soprattutto. Noi abbiamo, oltre alla bellezza architettonica, culturale e paesaggistica, siamo all'interno del Parco Nazionale della Maiella e quindi abbiamo uno scenario naturale non indifferente che farà invidia a tutta l'Italia. Grande emozione sulla Torre Medicea, esempio di rinascita della bellezza del territorio, anche dopo il duro colpo. Allora, il sostegno alle manifestazioni del club è stato assicurato dalla Regione Abruzzo, che sta investendo sulla rinascita delle zone interne e delle eccellenze del territorio, come sottolineato dall'assessore regionale Guido Quintino Liris. Assessore Liris, ancora delle gru a Santo Stefano di Sessanio sono il simbolo della ricostruzione in Abruzzo, nelle aree interne in particolare. Con quale spirito oggi si è su questa torre? Una giornata bellissima rispetto all'inaugurazione dell'8 di ottobre, è una giornata anche assolata, fredda ma assolata. La gru sta a ricordare che il percorso di ricostruzione non è ancora completato, soprattutto nei piccoli borghi. Ma siamo sulla Torre Medicea, che è stata restituita non soltanto a Santo Stefano, alla provincia dell'Aquila, ma all'intero Abruzzo e all'intera Nazione Italia.
un simbolo della identità, dell'autenticità dei piccoli borghi, di quella parte stupenda del nostro entroterra, in particolar modo abruzzese, da valorizzare, da riscoprire e da rafforzare nelle proprie identità e capacità anche di pubblicizzare se stessi all'esterno. Il fatto di portare in Abruzzo il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia è una grandissima occasione per accendere un riflettore importante, delle luci importanti su questa parte dell'Abruzzo, su questa parte del piccolo Abruzzo, bello, genuino, rimasto intatto negli anni, scalfito soltanto dalle tragedie naturali, che adesso sta tornando a rifulgere. E una serie di manifestazioni, più di 20, che accompagneranno la regione Abruzzo fino a settembre, quando ci sarà il Festival Nazionale, saranno un motivo per pubblicizzare, per portare fuori dei confini regionali e nazionali questa parte del nostro Abruzzo. La regione Abruzzo sta mettendo tutto se stesso, tutta se stesso, accanto a questa organizzazione, accanto ai piccoli borghi, proprio per approfittare di questo evento in maniera concreta, con un sostegno concreto, per poter dare forza e portare attraverso questi eventi un indotto socio-economico che mai come adesso è necessario su questa parte del nostro territorio, del nostro Abruzzo, anche in funzione di quello che dovrà essere l'Abruzzo che stiamo costruendo con i nuovi finanziamenti del PNRR, che mirano proprio a dare forza all'Abruzzo interno, alle infrastrutture che mancano del nostro Abruzzo interno. L'idea di fare un percorso per arrivare al festival che andrà oltre confini regionali ma anche nazionali fino ad arrivare in campo internazionale ha trovato tutti i sindaci dei borghi d'accordo. Con questa iniziativa di autenticità e di identità faremo da vetrina della nostra regione in tutta Italia e anche all'estero, ha sottolineato il sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca. Parte proprio da qui il percorso di avvicinamento al Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Che emozione è stata aver accolto tutti questi sindaci sulla Rinata Torre? Un'emozione, come ho detto prima, è un onore che un piccolo borgo ospiti altri borghi, perché noi come club dei borghi più belli d'Italia siamo veramente una grande famiglia. E qualche mese fa abbiamo fatto l'inaugurazione della torre e l'abbiamo intitolata come la giornata della rinascita, e questo è un primo tassellino da mettere nella giornata invece poi della rinascita e nello sviluppo futuro di questo paese, e di realizzare una sorta di rete insieme a tutti gli altri, perché la regione Abruzzo e l'Italia tutta possa sapere e possa conoscere di noi, anche noi piccoli borghi che abbiamo grandi e preziosi cose da far conoscere. Con il primo appuntamento a Pettorano sul Gizio, l'8 gennaio prossimo, comincia il calendario d'eventi dei borghi certificati. Abruzzo e Molise dovranno essere perfette per questa vetrina nazionale ed internazionale. Inoltre, le magnifiche aree protette di queste regioni saranno celebrate nel 2022 insieme al compleanno dei 100 anni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Come evidenzia il sindaco di Opi, Antonio Di Santo. È uno spirito di piena condivisione, perché la felice coincidenza del Festival dei Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e il centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise fa sì che questo connubio tra le due realtà, tra due realtà importanti, quale quella dei borghi e quella dei parchi, viene suggellata da questi due momenti di festa importanti. È sicuramente un momento importante di vetrina, di visibilità. I borghi fanno parte di tutto il sistema territoriale dei parchi. I nostri parchi sono nati con all'interno i borghi. Il rapporto uomo-natura è alla base del successo dei parchi nazionali della nostra regione e dei parchi nazionali del nostro paese. Quindi credo che festeggiare borghi nell'anno del centenario del parco è un matrimonio perfetto tra quello che ha rappresentato la conservazione della natura e lo sviluppo socio-economico lungo questo secolo. Madrina degli eventi del 14° Festival dei Borghi Più Belli d'Italia sarà Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice TV di origini abruzzesi.
Emozionata sulla Torre Medicea, ha spiegato il perché dell'aver accettato la proposta dell'associazione. Perché la bellezza è un qualcosa di cui abbiamo estremamente bisogno. Siamo stati chiusi in casa per un anno, abbiamo capito che forse tutte quelle occasioni in cui non ci siamo messi in macchina per andare a vedere qualcosa di diverso rispetto a casa nostra, con gli amici che magari vabbè li vediamo un altro giorno. Ecco, adesso abbiamo capito l'importanza del qui, del presente. E in Italia c'è un presente bellissimo. Ci sono borghi molto noti, però ci sono borghi anche molto poco conosciuti. E sono quelle cose, la bellezza che non ti aspetti, è forse una delle poche conquiste, delle poche sorprese che ci rimangono in un mondo che conosciamo, che con internet sembra che padroneggiamo. Invece adesso ci troviamo a Santo Stefano di Sessanio, stiamo a un'ora e mezza da Roma, forse qualcosina di più, io vengo da lì. Ecco, prendere la macchina e venire a vedere questa torre con le scoperte che sono state fatte dopo il terremoto, questo paesino meraviglioso che sembra un presepe, e uno rimane a bocca aperta, dice ma davvero esiste, ma davvero... E ti viene voglia di raccontarlo, ecco, quindi io faccio semplicemente questo, aderisco per poter raccontare e poter dare risalto alla bellezza che non sappiamo invece c'è. È effettivamente un posto da scoprire, però bisogna fare squadra, bisogna remare tutti nella stessa direzione. È vero che lui è un pistone nel motore e va bene, però non si può fare come la locomotiva, che il sindaco di Brugnano che ci sta e la guida, ho scoperto pure il doppio ruolo, perché poi voi sindaci siete dei maghi, perché fate questo e fate altro, e perché ci mettete la passione, vi mettete in prima linea per cercare di tirare avanti le vostre comunità. Ma se scopriamo che insieme si cammina meglio e si fa pure meno fatica, perché è vero che c'è il motore, ma il motore non può trainare vagoni morti dietro, perché sennò non si va lontano. Allora io vi dico questo, fate squadra, siate solidali, andate oltre il campanile, cercate di darvi la mano, perché qua c'è in ballo una popolarità di una zona. Questa torre risorge dopo anni, e io me la ricordavo prima, me la ricordo che era un cumulo di macerie, un moncherino era rimasto, e sono stata contenta di risalirci su. Ma a che pro tutto questo? Se poi i nostri figli non apprezzano i nostri territori, i nostri nipoti se ne scapperanno? E allora dobbiamo cercare, con queste iniziative così belle, perché qua si parla dei borghi più belli, non si parla dei borghi più disastrati, più brutti, più da rifare, siete già belli, e allora mostratelo e approfittate di una carovana che porta bellezza. Io, per quanto mi riguarda, ci metto veramente tutto il cuore, oltre che tutti i miei contatti e le conoscenze, per cercare di darvi una mano, però non si vince se non si fa squadra. La prima due giorni di eventi è stata caratterizzata anche da un momento di riflessione sulle tematiche d'attualità lanciate dal Club dei Borghi più belli d'Italia per questo anno. Con Antonio Vella, coordinatore regionale Campania dei Borghi più belli d'Italia e sindaco di Monteverde, si è discusso del tema dell'accessibilità dei borghi. Il suo comune, infatti, è stato vincitore dell'Access City Awards 2019. L'accessibilità al centro delle preoccupazioni del comune. Come è arrivata questa scelta? Ma è stato un percorso, per la verità, perché iniziamo a fare eventi sociali e culturali dedicati all'accessibilità senza che fossimo accessibili, capimmo che un evento così bello non poteva terminare, e quindi fummo anche fortunati a tramutare un evento sociale e culturale in un evento strutturale. Così è nata, diciamo così, l'accessibilità, perché poi l'accessibilità come ragionamento, come idea, è complesso il ragionamento. Accessibilità cosa vuol dire? Per chi è accessibile? Abbiamo pensato all'accessibilità motoria, all'accessibilità uditiva e soprattutto all'accessibilità visiva. Quali sono stati gli interventi principali per poter fare questo passo in avanti verso l'accessibilità nel comune? Il primo ragionamento è stato un ragionamento culturale, un ragionamento sociale, che ci ha fatto comprendere che necessitavamo in qualche modo distinguerci in un prodotto, e che l'accessibilità era un doppio elemento, cioè rendere un'operazione sociale e culturale interessante, ma sposare anche gli interessi della comunità, in modo che le due operazioni andassero a braccetto. Cosa abbiamo fatto? Mappammo un attimo il paese inizialmente, ci rendemmo conto di quali fossero, quali potessero essere i punti di forza rispetto al bisogno di rendere accessibile, e studiamo un progetto per rendere fruibile l'intera comunità. Al centro del ragionamento c'era bisogno di costruire un modello anche di accoglienza che consentisse dall'accoglienza di fruire del paese.
che valore ha la partecipazione sull'accessibilità nell'ambito degli eventi di avvicinamento al Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia? Ma io penso che sia importante, perché l'accessibilità è il bisogno della persona. Se estendessimo il concetto di accessibilità, significa in un certo senso occuparsi dei bisogni, e tutto ciò che noi facciamo è continuamente bisogno. Questa è l'accessibilità. Se riducessimo l'accessibilità alla rampa, allo scalino, perdiamo tutti e perdiamo di vista il bisogno della persona. Questa è l'accessibilità. Mario Guerra, coordinatore dei borghi più belli d'Italia per l'Emilia-Romagna, ha sottolineato il valore della comunità energetica per la valorizzazione dei borghi stessi, portando esempi di buone pratiche e programmazione nell'ambito della valorizzazione delle risorse energetiche delle aree interne. Le comunità energetiche sono un'eccezionale opportunità, nuova opportunità che si sposa benissimo con i borghi e soprattutto può rimettere in moto un impegno ambientale a 360 gradi da parte degli enti locali, ma anche delle famiglie, dei cittadini. Quindi è una grande opportunità che benissimo si sposa con le comunità rurali, montane, come quelle che spesso caratterizzano i borghi. I borghi più belli d'Italia dell'Emilia-Romagna come trovano un congiungimento con quelli dell'Abruzzo, ma anche con quelli della Sicilia, con quelli del Trentino? Insomma, come si lega l'Italia attraverso il discorso dei borghi? Si lega benissimo, perché effettivamente ci si ritrova in termini proprio di realtà vissute, e quindi è molto facile, insomma, battere barriere e soprattutto lavorare in rete. E questa è la forza del circuito, che riesce a lavorare appunto su tante regioni, qualificando così il lavoro di tutti i sindaci, che spesso e volentieri magari non hanno la forza nei piccoli comuni di seguire temi quali quelli di questa mattina. Presente a Santo Stefano di Sessanio anche il delegato nazionale per i borghi più belli d'Italia, Abruzzo e Molise, Giovanni Di Rito, il quale ha evidenziato il valore del ritorno della tre giorni del Festival Nazionale in Abruzzo. L'emozione è stata tanta quando al festival concluso pochi mesi fa il presidente Primi ci ha praticamente consegnato la bandiera, che è il simbolo del nuovo festival che si terrà appunto in Abruzzo nel mese di settembre. E questo è una cosa molto molto bella, ma soprattutto è bello secondo me quello che ci siamo inventati, cioè praticamente ogni evento nei borghi che fanno parte della regione Abruzzo e Molise, per aspettando il festival. Questa è una testimonianza tangibile. Oggi è stato il primo evento di questi tanti eventi che faremo, con un risultato notevole, non soltanto di partecipazione, ma soprattutto di contenuto e di emozione. Tra le novità della 14ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, anche la presenza del Monopoli dei Borghi Più Belli d'Italia Abruzzo e Molise. Un grande cartellone, ogni casella un borgo. Come immagine centrale, un trabocco nello smeraldo mare Adriatico e sullo sfondo la magica montagna abruzzese. Prendiamo dei pezzettini così non ci portiamo. Quanti ne servono? Intanto un prezzo per te, lavoreremo insieme.